Allora, abbiamo avviato il programma Telemino, questo è il portacuvetta per fare l'analisi di campioni. Qui abbiamo due cuvette che contengono entrambe acqua, la prima acqua solamente e la seconda invece è la stessa acqua ma con una soluzione satura di sale. Lo scopo di questo esperimento è verificare la presenza del sale in questa cuvetta rispetto a quest'altra. Per fare questa operazione attiviamo Telemino, dobbiamo aprire il tappo del portacuvetta, inseriamo la prima cuvetta, quella con l'acqua, solamente acqua, e accendiamo la lampada, rimettiamo il tappo e su Telemino dobbiamo togliere l'esposizione automatica. Quindi abbassiamo l'esposizione fino ad avere una curva sulla base, la piatta abbastanza, senza raggiungere gli estremi in alto. A questo punto possiamo chiudere questa cosa e possiamo considerare questa parte di spettro come lo spettro di riferimento per confrontarlo con lo spettro dell'acqua con il sale. A questo punto quindi premo il pulsante riferimento, che quindi azzera il segnale rispetto a questo spettro. Tolgo la cuvetta con l'acqua, metto la cuvetta con l'acqua e sale, richiudo il tappo e ottengo, come vedete qui, la differenza di segnale, dove è evidente il cloruro di sodio che assorbe a due lunghezze d'onda, che adesso possiamo verificare con valli anziché con picchi. Quindi vediamo che a 441 nanometri, a 456 nanometri abbiamo due evidenti picchi di assorbimento. Più ne abbiamo altri a 404 e tra la zona tra 404 e 441 abbiamo un degrado, quindi un assorbimento relativo del sale. A questo punto per confronto tolgo il riferimento, quindi vado a leggere effettivamente il valore dello spettro letto da quest'acqua e vediamo che apparentemente ad occhio lo spettro con e senza sale sono molto simili. Quindi qui abbiamo un picco che vediamo essere posizionato a 448-449 nanometri. Rimettiamo la cuvetta con l'acqua. Questa era con il sale, questa è solo acqua. Ecco, mettiamo il tappo e vediamo che lo spettro è molto simile. La differenza dov'è? È infinitesimale, riusciamo a vederla solamente utilizzando il pulsante riferimento. Altra cosa importante sono i valori inizio X e fine X, che normalmente dovrebbero essere 0 e 1000. Noi possiamo variare questo 0X e in realtà stringiamo questa finestra di visualizzazione. Per farlo possiamo nel campo di edit scrivere un numero, oppure con la rotella del mouse girare la rotella e quindi stringiamo questa finestra, vedete, a sinistra, oppure posso cliccare nel campo di edit e tirare su il mouse molto più velocemente e analogamente a destra posso tirare giù il mouse stringendo così la finestra. A questo punto posso utilizzare come valore di riferimento non tutto lo spettro, ma solamente questa parte. Quindi clicco sul riferimento. Tolgo il tappo, la cuvetta con l'acqua normale, mettiamo l'acqua con il sale, rimetto il tappo e quindi vediamo ingrandito lo spettro equivalente. Questa è la differenza di lettura tra lo spettro precedente e lo spettro attuale. Quindi come rifrattometro abbiamo completato. Possiamo salvare il file risultante sia come immagine sia come valori numerici. I'll be damned if I can't see what your loving does for me. And it seems that I can't find the words to say. It ain't no sin, so won't you come in and we can begin, get to know each other. We don't have to rush, we can take it slow. Through your eyes I see your soul, baby, let me take you to a higher place.